Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi, come vedete, ho qui dei tagliolini che li facciamo con questi ingredienti: 200 g di tagliolini, pasta fresca, 500 g di pomodori maturi che ho fatto bollire un minuto in acqua calda per spellarli, 4 spicchi di aglio rosso, del peperoncino, un cucchiaino di zucchero, 30 g di pecorino, 2 cucchiai di aceto, circa 30 grammi se li pesate, un bicchiere d'acqua, sale, olio e il nostro Magic Cooker. Procediamo! Mettiamo nella nostra padella l'olio, aggiungiamo l'aglio e il peperoncino. Abbassiamo un pochino la fiamma, copriamo con Magic Cooker e facciamo scaldare così per un paio di minuti. Bene, 2 minuti passati, l'aglio comincia a soffriggere. Come ho detto, fiamma bassa perché non si deve scurire. Aggiungiamo l'aceto e anche un goccino d'acqua. Copriamo nuovamente e lasciamo sfumare l'aceto per un minuto. Minutino passato, abbasso tutta la fiamma, scopro e con questo attrezzo vado a schiacciare un pochino l'aglio. Lo riduco in poltiglia. Lasciamo così ancora a fiamma bassa, copriamo e lasciamo cuocere ancora l'aglio per un minuto. Minuto terminato, scopro, come vedete è diventato quasi una poltiglia, ed aggiungo i pomodori. Diamo una girata, alziamo la fiamma, mettiamo a fiamma media, mettiamo una presa di sale e il cucchiaino di zucchero, vediamo un po', un goccino d'acqua. Ricopro con Magic Cooker e faccio andare così avanti per 5 minuti. Primi 5 minuti passati, andiamo a controllare. Scopriamo. Molto bene. A questo punto aggiungo la pasta, un altro pochino d'acqua, giro per bene, aggiustiamo un pochino di sale, copriamo ancora con Magic Cooker, rialziamo un pochino la fiamma. Proseguiamo a cuocere per 2 minuti. 2 minuti passati, scopro, do un'occhiata, direi che ci siamo. Ricopro con Magic Cooker, spengo la fiamma e come al solito mi sposto qui sul tavolo dove lascio riposare il tutto per almeno un minuto. Eccoci qua, allora, tempo scaduto, scopro. Ecco pronti i nostri tagliolini, pronti per andare nel piatto. Una spolverata di pecorino. Ed ecco pronta la mia idea di primo piatto di oggi, di questi tagliolini con aglio e pomodoro, una rivisitazione della famosa ricetta dei pici all'aglione. Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!